La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione per la prima insulina basale settimanale, la prima al mondo indicata per il trattamento del diabete negli adulti. Ecco, ne parliamo oggi con uno dei massimi esperti della diabetologia italiana, il professore Giampaolo Fadini, ordinario di endocrinologia all'Università di Padova. Salve, grazie per essere nostro ospite. Salve a tutti. Professor Fadini, quali sono gli aspetti positivi e le eventuali criticità della gestione del diabete con gli attuali analoghi dell'insulina? Sì, l'evoluzione degli analoghi basali dell'insulina ha segnato un drastico miglioramento nell'arco degli anni attraverso le tre generazioni di farmaci che si sono avvicendate. Gli attuali analoghi di ultima generazione consentono una copertura ottimale delle 24 ore, in alcuni casi garantendo una copertura anche più lunga, e quindi possono essere somministrati una volta al giorno in tutti i pazienti. Il loro assorbimento è molto più stabile e riproducibile rispetto alle insuline di vecchia generazione, consentendo quindi una titolazione in maggiore sicurezza, che è uno dei presupposti fondamentali per raggiungere un buon controllo glicemico, al tempo stesso minimizzando il rischio di ipoglicemie. Infatti, l'uso degli analoghi basali dell'insulina di ultima generazione ha consentito di ridurre moltissimo i tassi di ipoglicemie, soprattutto quelle notturne e quelle severe. Un analogo di ultima generazione come Degludec consente anche una certa flessibilità nell'orario di somministrazione quotidiana, che è stata una caratteristica molto apprezzata, in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti trattati, favorendo anche l'aderenza al trattamento. Quindi questa è già un'esperienza positiva con gli analoghi giornalieri. La somministrazione quotidiana rimane tuttavia una barriera all'avvio della terapia insulinica basale nel diabete di tipo 2, e contribuisce ad aumentare il carico di malattia per le persone che ne sono affette. Infatti, in uno scenario terapeutico come quello del diabete tipo 2, dominato dalle terapie iniettive settimanali, essenzialmente gli agonisti recettoriali del GLP-1 e i nuovi agonisti recettoriali doppi e tripli che si affacciano sul mercato, c'è da dire che la somministrazione giornaliera dell'insulina basale rimane una caratteristica critica di questa terapia. Ecco, e su questo fronte la possibilità di disporre di un analogo per la basalizzazione a somministrazione settimanale, quali prospettive apre? Certamente l'avvento dell'analogo basale dell'insulina a monosomministrazione settimanale rappresenta una straordinaria innovazione nell'ambito della terapia del diabete. Il vantaggio offerto da questa opportunità consiste soprattutto nella possibilità di migliorare la qualità di vita dei pazienti, riducendo il loro carico di malattia. Infatti, in corso di terapia insulinica basale, la possibilità di abbattere il numero di iniezioni, sostanzialmente di oltre l'80%, può avere effetti rilevanti sulla percezione della malattia da parte del paziente e sull'impatto che la malattia ha sulla sua vita quotidiana. Ben al di là della semplice riduzione del numero di punture, la monosomministrazione settimanale permette al paziente di non pensare all'insulina per 6 giorni su 7 e di minimizzare la necessità di pianificare la propria routine intorno alla terapia insulinica. Ci si aspetta quindi una maggiore accettabilità della terapia insulinica iniettiva settimanale e questa maggiore accettabilità rispetto a quella giornaliera, è documentata anche dall'esperienza che abbiamo maturato proprio con gli agonisti recettoriali di GLP-1, che sono farmaci caratterizzati comunque da un minore impatto sulla qualità della vita del paziente. Quindi la rivoluzione portata dall'insulina settimanale potrà avere effetti ancora migliori sull'accettazione della malattia, sull'accettazione della terapia, oltre che sull'aderenza alla terapia stessa. In aggiunta a questi vantaggi, il programma di sviluppo dell'insulina settimanale ICODEC ha dimostrato che con l'insulina settimanale è possibile ottenere un controllo glicemico anche migliore che con gli analoghi basali giornalieri dell'insulina, senza un aumento significativo del tasso di ipoglicemie. Peraltro, l'approvazione da parte delle agenzie regolatorie è accompagnata dal grandissimo entusiasmo
dei medici e anche dei pazienti e dalle aspettative che si sono già create intorno a questa terapia innovativa al servizio della qualità di vita dei pazienti con diabete.